Buonasera cari amici sportivi e soprattutto buon anno, buon 2017 a tutti. Siamo ritornati con questo programma intrapreso lo scorso anno, calcio di categoria alla provincia di Pesaro Urbino nel pallone. Come vedete alle mie spalle un nuovo studio proprio dedicato al calcio e quindi al mondo sportivo, in particolare il calcio. Come vedete la mia maglia porta fortuna con la X del pareggio. A parte gli scherzi, grazie per l'attenzione nelle puntate della prima e scorsa stagione. Siamo qui per presentarvi questa oggi, come avete visto dal titolo, siamo con questa puntata speciale, terza categoria. E giustamente, come dicevano in tanti, non abbiamo parlato l'anno scorso del girone B perché ci siamo voluti tenere nel circondario, quindi nel girone A del nostro territorio, ma oggi facendo lo speciale della terza categoria e la terza categoria provinciale ha solo due gironi, quindi possiamo fare benissimo il girone A e il girone B. Ricordo che nel girone A partecipa la S di Carpegna, quindi poi faremo uno speciale anche sul Carpegna. Però partiamo con i risultati dell'ultima giornata di andata, la tredicesima del girone A, che molte gare sono state recuperate per neve, solo una gara ci manca, ma poi le vedrete prossimamente, vedrete il risultato anche online, perché noi mandiamo anche i risultati nel nostro portale trcarpegna.net. Non mi dilungo ancora, andiamo a vedere quindi i risultati della tredicesima giornata di andata 2016-2017 del girone A della terza categoria Pesaro. Babucce Piobico 90 1-0, Borgo Pace Gradara calcio come dicevamo è da recuperare, quindi rinviata, ancora è da recuperare, Torre Sant'Angelo Lizzola 1-1, Valfoglia Tavoletto San Sisto 0-0. Questa era la prima parte della giornata, poi c'è Montecopiolo Calcio al Tavalconca 1-2, nel recupero la Tavalconca riesce a trovare ancora il vantaggio, New Football Team Veridissima Pecchio 1-1, Vigor Caprazzino Carpegna 1-1, quindi il Carpegna torna a fare punti dopo varie gare di astinenza, un punto che non vale tanto a favore della classifica quanto per il morale dello spogliatoio biancazzurro. Ora, come vedete in grafica andiamo a vedere quella che è la classifica, quindi quella giornata adesso, perché non sono state giocate altre partite, quindi andiamo giù a vedere la classifica. Si contengono al primo posto per Gradotore, Gradara Calcio e Alta Valconca 28 punti, Valfoglia, Tavoletto, Vigor Caprazzino 25, New Football Team Urbino 23, Torre 22, Sant'Angelo 20, Viridissima Pecchio 16, Montecopiolo 14, Borgo Pace 13, Babucce 12, Carpegna San Sisto 9 punti, chiude il fanalino di coda al Piobico 90 a 7 punti. Ricordo che il Gradara e il Borgo Pace hanno una gara in meno quindi da recuperare, quindi il Gradara potrebbe rimanere prima e distaccare l'Alta Valconca. E naturalmente non ci potevamo fermare qui, noi abbiamo sempre qualcosa in sorpresa per voi e abbiamo preparato le statistiche del girone aggiornate al tredicesimo turno, quindi all'ultima gara giocata. Nelle migliori prestazioni vediamo come miglior attacco l'Alta Valconca con 28 reti segnate, miglior difesa il Tavoletto con no, solo 9 reti subite, maggior numero di vittorie il Gradara Calcio con 9 gare vinte, minor numero di sconfitte l'Alta Valconca con solo una gara persa. Andiamo alle peggiori prestazioni, come il peggior attacco il San Sisto con solo 7 reti effettuate, peggior difesa al Babucce con 31 gol presi, minor numero di vittorie, purtroppo il Carpegna con solo 2 gare vinte, maggior numero di sconfitte, l'ultimo, il fanalino di coda, il Piobico 90 con 10 sconfitte. Dicevamo come novità, quest'anno parliamo anche del girone B pesarese. Quindi andiamo a vedere anche per il secondo girone i risultati dell'ultima gara giocata. Football Monbarozzo 1982 5-0 contro la Virtus Castelvecchio 1984. Monteporzio Calcio Junior Centro Città 1-0, Muraglia Offside 1-2,
Onda Pesarese Vismara 2008-02, Polisportiva Cantianese Nuova Bertosti 1-0, Pian di Rose Villa Ceccolini FC 0-0, Novilara Calcio Acquaviva 3-2. Sul fronte della classifica Girone B abbiamo il Vismara 2008 primo a 35 punti, Offside 30, Pian di Rose 26, Villa Ceccolini FC 23, Novilara 22, Football Monbarozzo Onda Pesarese 20, Muraglia 18, Monteporzio Calcio 17, Junior Centro Città 14, Polisportiva Cantianese 11, Acquaviva 10, Virtus Castelvecchio 8, chiude la Nuova Betosti a un punto. E chiaramente anche per il girone B abbiamo preparato le statistiche della 13ª giornata. Nelle migliori prestazioni abbiamo come miglior attacco l'offside con 31 gol effettuati, miglior difesa il Vismara con 4 gol subiti, maggior numero di vittorie sempre il Vismara con 11 all'attivo, nel minor numero di sconfitte sempre la capolista Vismara, pensate a 0 sconfitte, quindi 13 gare senza perdere. Andiamo nelle peggiori prestazioni, come peggior attacco la Nuova Betosti con 6 solo gol effettuati, quindi l'ultima di classifica, peggior difesa la stessa Nuova Betosti con 47 gol subiti, quindi nelle peggiori prestazioni troviamo tutta la Nuova Betosti, anche come minor numero di vittorie, 0, quindi mai vinto. Proprio l'opposto, Vismara 13 gare senza sconfitte, mentre la Nuova Betosti 0 gare vinte, quindi 13, cioè 13 fra sconfitte e pareggi. Maggior numero di sconfitte, anche questo titolo lo diamo alla Nuova Betosti con 12 sconfitte, quindi 12 sconfitte e un pareggio per la Nuova Betosti. Con i risultati e le statistiche è tutto. Prima di lasciarci, per chi non lo sapesse, vi devo annunciare che la C. Alta Valconca, militante nel girone A di terza categoria Pesaro, si è laureata campione provinciale di Coppa Marche, battendo l'Onda Pesarese. Quindi complimenti e in bocca al lupo e buon proseguimento di campionato. Grazie a tutti per l'attenzione. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata. Rimanete in compagnia di tutti i programmi di Teleradio Carpegna. Visitate il nostro portale trcarpegna.net. Sentirsi liberi di comunicare e alla prossima.